I progetti che lei ha messo diciamo, in previsione nel suo bilancio, se ne era parlato, però lunedì 14 si inizierà. Ieri Bellucci è stato abbastanza dettagliato per quelli che saranno i pro e i contro, cercando di rispettare quello che è il quotidiano sul territorio. Beh, la cosa importante è che comunque questa amministrazione è riuscita a portare a casa un importo importante grazie alla società Autostrade. Quindi la società Autostrade ha collaborato con l'amministrazione affinché si potesse sviluppare un lavoro di manutenzione del manto stradale in maniera totale della statale Adriatica. Ci abbiamo puntato, è stato un lavoro abbastanza lungo, l'attività è durata quasi un anno, e con incontri fatti a Roma, infatti l'ultimo incontro è stato fatto al Ministero, dove appunto si è decisa la cifra e si è deciso il modo che doveva essere portato avanti per fare il lavoro. C'è, diciamo, una somma abbastanza elevata per poter coprire, perché il territorio è abbastanza vasto. Sì, è una somma importante che ci permetterà, come diceva prima poco fa l'ingegner Bellucci, ci permetterà di poter non solo fare manutenzione sul manto stradale della statale, ma anche diciamo, delle vie traverse. Quindi abbiamo ottenuto diciamo, un ribasso importante, per cui lavorare di giorno ci permetterà anche di poter avere a disposizione delle cifre che serviranno appunto per migliorare altri tratti stradali. Ecco, per rispettare un po' il discorso quotidiano sul territorio, si rispetteranno anche le giornate di mercato, dove si inizierà nel pomeriggio, nei restanti giorni alle 9, però non chiudendo nulla perché una corsia rimane sempre Sì, aperta. ci sarà un senso unico alternato. Abbiamo appunto deciso di far iniziare i lavori nel martedì e del venerdì nel primo pomeriggio, quindi alle 14, mentre durante la giornata, le altre giornate della settimana, inizieranno alle 9 e quindi insomma si cercherà di creare meno disagi. Io spero che ci siano tante informazioni anche da parte vostra affinché sia i cittadini di San Benedetto, sia quelli che vengono giornalmente sulla città possono essere informati per decidere magari di attraversare la città su strade diverse. Ecco, tempo permettendo, come diceva l'ingegnere, tutto si dovrebbe completare in una ventina di giorni. La Sì, una decina di giorni per quello che è il parte tratto, iniziale. la parte iniziale, che è quella che va da nord, quindi da San Filippo, fino al vecchio municipio, che è la parte, diciamo, maggiormente critica della statale. Poi abbiamo deciso di trasferirci a Porto d'Ascoli, dove ci sono anche la rotonda, diciamo, la rotatoria di Porto d'Ascoli, quella dell'Ipercop, dove ci sono appunto dei punti critici dell'asfalto, e quindi ripartiamo da lì, poi per andare verso il centro di San Benedetto. Grazie. Grazie a voi.